Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi andiamo insieme ad affrontare un nuovo capitolo per quanto riguarda il tutorial che stiamo facendo dedicato alla pesca spinning in mare. Oggi affrontiamo insieme il tema delle esche artificiali. Sappiamo bene che avere una buona conoscenza delle esche artificiali fa la differenza fra chi cattura e chi invece sta ore e ore a lanciare senza aver, ecco, né tocca, nessuna chance di cattura, né tantomeno attività alla fine della sua lenza sull'esca artificiale. Tuttavia si tratta di un argomento molto complesso che fa parte di un mondo in continua crescita ed evoluzione. Ci sono tante ditte di produzione che a cadenza quasi giornaliera forniscono sul mercato modelli differenti e varianti sempre più performanti. In questo modo, se da un lato abbiamo la possibilità di affinare e personalizzare anche la nostra scelta in base alle nostre specifiche esigenze, dall'altro tanti modelli, tante varianti possono trarre in confusione chi da poco sta muovendo i passi in questa tecnica di pesca e non sa magari da dove iniziare. In questo video andiamo a identificare insieme le diverse tipologie di esche con una panoramica sui modelli esistenti. Iniziamo il percorso in questo vasto mondo per poi capire meglio come sfruttare queste conoscenze nelle nostre battute di pesca. Vi ricordo che in questo video tratteremo in modo sintetico di argomenti che sul manuale, sulla guida che ho realizzato, che è disponibile sullo shop Amazon, che ho dedicato alla pesca spinning in mare, trovate maggiormente approfonditi. Vi lascio il link per un eventuale acquisto in descrizione di questo video e ci tengo a precisare che questo è l'unico modo per anche supportare il canale YouTube di Planet Spin e soprattutto questo progetto. Ora ci faremo aiutare da alcune immagini grafiche con una sorta di mappa concettuale per capire a che punto siamo, quali sono gli argomenti già trattati e quelli che affronteremo insieme in seguito. Iniziamo ora la classificazione delle esche artificiali andando a definire quali sono, ecco, le categorie principali in cui possiamo collocare i vari modelli. Sono principalmente quattro: hard bait, soft bait, wire bait e le esche ibride. Partiamo dalle hard bait. Sono le classiche esche rigide che sono realizzate, possono essere realizzate in plastica, in legno, in metallo o altro materiale rigido. Poi troviamo le soft bait, ovvero le esche morbide, che sono realizzate tipicamente in gomma o in resina siliconica. Ancora ci sono le wire bait, ovvero quella tipologia di esche caratterizzate da un filo metallico, che sono maggiormente utilizzate nella pesca al bass, come possono essere ad esempio gli spinner bait. Infine troviamo le esche ibride, che sono un mix di varie tipologie di materiale. Per esempio possiamo trovare alcuni che sono proprio dei sistemi pescanti, come ad esempio il Black Minnow, caratterizzato da una testina in piombo o un altro materiale tipo il tungsteno, quindi materiale rigido, con annesso un corpo morbido, quindi un corpo siliconico. Un altro esempio lo possiamo fare con ad esempio gli ondulanti metallici a cui vengono annesse delle codine siliconiche, dei trailer. Ancora posso fare un altro esempio: un jig a cui possiamo annettere un calamaretto finto in gomma. Esistono centinaia di varianti e ancora ne potrebbero essere inventati grazie alla nostra immaginazione. .
oltre queste quattro grandi categorie principali, possiamo fare un'ulteriore suddivisione delle tipologie dell'esche artificiale in base alla loro caratteristica di affondamento, e ne esistono tre principali tipologie: le floating, quelle galleggianti, le sinking, ovvero quelle che affondano, e le suspending. Vengono definite suspending quelle tipologie di esche che, una volta lanciate in acqua e iniziato il recupero, tendono a scendere ad una certa profondità, magari grazie alla forma e alla dimensione della paletta, ma fermando il nostro recupero vedremo che queste esche rimangono sospese a mezz'acqua. Questo è relativo al fatto del loro peso specifico. Ancora un'altra distinzione può essere fatta tra le esche silent e le esche in cui è previsto una camera sonora, un rattling, ovvero delle esche rumorose. Il fattore che contraddistingue queste esche è la presenza appunto del rattling, ovvero una camera interna al nostro artificiale, solitamente ricavata tra le pareti plastiche del corpo, in cui vengono inserite delle sferette metalliche, plastiche o di altro materiale, anche in vetro. In base alla composizione delle sferette interne e della camera, queste esche sono in grado di produrre delle sonorità differenti, con delle frequenze ben definite. C'è da sapere che nelle esche di note case produttrici importanti, la maggior parte sono aziende giapponesi, queste sonorità sono studiate per andare a riprodurre delle caratteristiche comuni al pesce foraggio. In ogni caso, negli artificiali dove è presente il rattling, ovvero questa camera in grado di emettere dei rumori, noteremo che scuotendole o in fase di recupero esso produrrà delle sonorità. Queste si trasformano in un richiamo o anche in un fastidio per il predatore. La reazione che il pesce predatore che insegue questa esca può avere sarà divisa in due, quindi potrà essere maggiormente individuata anche in presenza di acqua torbida nella risacca o magari di notte, con il risultato di o scatenare maggiormente l'aggressività del predatore o indurlo alla fuga. Ora facciamo una veloce carrellata delle esche artificiali, classificandole per tipologia, dedicate esclusivamente allo spinning in mare. Partiamo da quelle di superficie, dagli artificiali cosiddetti top water. Di questa categoria fanno parte i VTD, i Walking the Dog, i Popper, le Skipping Lure come i Needle e gli Stick Bite. Tutte le esche che prediligono la loro azione di pesca sulla parte alta della superficie dell'acqua, per intenderci, sono esche che vengono definite top water. Queste esche, oltre che per la loro efficacia, per la loro pescosità, sono molto conosciute anche per essere delle esche emozionali, perché ci danno la possibilità di vedere gli attacchi o gli inseguimenti da parte del predatore, cosa che non succede per ovvi motivi con le altre esche che affondano, quelle che lavorano diciamo più sotto acqua. L'utilizzo ideale delle esche top water, le esche di superficie, è tipicamente la condizione ideale è quella di mare calmo. Possono essere utilizzate nel porto, nei pressi della foce, sul mare aperto o in altri spot, e funzionano bene secondo quelle che sono anche le mie esperienze, soprattutto di giorno. Le esche top water sono ideali per la maggior parte dei predatori che svolgono la loro azione di caccia nei primi stati d'acqua della superficie. Faccio qualche esempio: il serra, la leccia amia, la lambuga, i tunnid in genere. Per quanto riguarda invece la spigola, se posso dire quelle che sono le mie esperienze, vanno molto bene i UTD,
che sono delle esche che possono essere utilizzate anche a basse velocità e hanno un recupero side to side, destra-sinistra, a zig-zag, che stimola l'attacco di pesci un po' più lenti, come la spigola che non ama fare degli inseguimenti veloci. Passiamo adesso ai lipless. La parola lipless deriva dall'inglese e vuol dire lip, paletta, less, senza, quindi senza paletta. L'assenza, ecco, della paletta di testa permette a questa esca di fare tanta distanza e fanno parte di questa famiglia una grande varietà di modelli che differiscono per peso, lunghezza, bilanciamento ed armatura interna. Ne esistono un'infinità di modelli, ideali per raggiungere sia la distanza che la profondità voluta, in base ovviamente anche al loro peso. In questo modo ci danno la possibilità di andare a sondare i vari strati d'acqua, quelli più bassi, dove solitamente i classici minnow in genere non possono arrivare. Tanti modelli sono dedicati anche alla pesca dei tunnidi, ma si trovano anche piccole imitazioni dedicate alla pesca alla spigola, magari in acqua bassa o in ambiente lagunare. Il lipless è, secondo me, un'esca molto tecnica, ovvero un'esca che per poter essere recuperata e utilizzata al meglio necessita di una buona padronanza dell'attrezzatura, soprattutto canna e mulinello, perché c'è bisogno di un'attenzione particolare durante le fasi di recupero. Il lipless soffre la condizione di mare mosso o la risacca con tanta turbolenza. Parliamo adesso dei jig. Queste esche, questi modelli, sono ideali per una grande varietà di predatori e sono adatti per un utilizzo delle scogliere con alta profondità o magari anche dalla barca. Oltre che nella pesca in verticale, tanti modelli, anche di recente introduzione sul mercato, sono destinati all'utilizzo dalla costa, dalla spiaggia, dalle scogliere e sono ideali anche per recuperi diagonali o orizzontali. Anche per questo vengono definite esche da shore jigging e per questa tipologia di esche sono state realizzate delle canne specifiche in modo da sfruttare l'azione di queste canne per meglio lanciare e muovere queste tipologie di esche. Con i modelli di piccole grammature e con una certa padronanza, ecco, anche un po' del tipo di recupero, possiamo insidiare predatori come la spigola o altre prede minori, insolite, come le occhiate, gli sgombri, i sugarelli. Queste esche possono essere utilizzate soprattutto di giorno e la condizione del mare non ne limita l'utilizzo. Ideali sono le zone su alte profondità, magari utilizzando jig che vanno dai 20 ai 40 grammi. Restando invece su grammature inferiori, che vanno dai 10 ai 20 grammi, possiamo tentare la cattura di molteplici prede, tra cui anche la spigola dalla spiaggia, magari sfruttando quei recuperi lenti oppure a canna alta con delle gercate verso l'alto. Tuttavia, nella tecnica dello shore jigging possiamo utilizzare esche che vanno anche oltre i 40 grammi, possiamo arrivare anche a 60, 80, 100 grammi, ma visto che noi stiamo facendo questo tutorial che è anche un po' una guida base, una linea base su quella che è lo spinning in mare classico, non tratteremo di queste esche, né tantomeno di queste canne, di queste attrezzature, perché ci riferiamo a una tipologia di esche con una potenza inferiore. Passiamo adesso al minnow, che è l'artificiale più conosciuto, più diffuso, il classico artificiale per eccellenza. E si tratta di un'imitazione di pesce foraggio, del classico pesce foraggio che troviamo sotto costa. Nello spinning in mare, secondo me, rappresentano delle esche insostituibili che sono ideali per coprire un po' tutte le combinazioni,
di condizioni meteomarine e di specie di predatori che possiamo trovare nelle nostre battute di pesca. Il minnow è solitamente caratterizzato da un corpo affusolato e una paletta di testa che può essere più o meno pronunciata. Proprio la forma, la dimensione e l'inclinazione di questa paletta, che combinata alla forma e al bilanciamento del corpo, donano all'esca un movimento sinuoso durante il nuoto, durante la fase di recupero. Parlando del minnow si apre praticamente un mondo fatto veramente di tante scoperte, perché ci sono tante variabili disponibili in merito a questa esca. La possiamo trovare nelle più differenti forme, dimensioni, pesi, proprio per andare a coprire quelle che sono le molteplici condizioni, situazioni marine che possiamo trovare a seconda se andiamo dalla spiaggia, dalla scogliera, dai porti. In merito al minnow non esistono limiti di utilizzo. Molte esche si differenziano per la profondità di lavoro, l'affondamento, la forma, il peso, il colore, ma soprattutto per la reazione alla gercata. Nella pesca spinning in mare, la lunghezza tipica minima del minnow è dagli 8 ai 10 cm in su. Ma una breve parentesi la aprirei sui long jerk minnow. Si tratta di modelli che vanno dai 17 ai 21 cm di lunghezza e che hanno, secondo me, una valenza importante nel suscitare interesse nei confronti di tante specie di predatori marini. Come per le altre esche, non ci sono limiti di utilizzo. Vanno bene sia di giorno che di notte e sono ideali per diversi habitat e condizioni meteo-marine differenti. I long minnow prediligono un abbinamento con canne relativamente corte e reattive, questo perché per facilitare soprattutto l'azione di jerking, perché il long jerk minnow, lo dice anche stesso la parola, è un'esca che molte volte necessita, ecco, di può essere utilizzato un recupero jerkato, e molti modelli di long jerk sono dotati di bilanciamento interno della pesistica che rendono molto facile il lancio ottimale per raggiungere grandi distanze con poco sforzo. E proprio questo bilanciamento interno invece riesce a stabilizzare il nuoto delle esche, portandosi nella parte centrale del corpo dell'esca, favorendo in questo caso anche l'assetto durante l'azione del jerking, durante la gercata. Ora invece passiamo ai darter. È un'altra tipologia di esche molto efficace nello spinning in mare, e la caratteristica principale di queste esche è sicuramente la paletta, che in molti modelli appare totalmente integrata nella testa dell'esca. In altri modelli invece la possiamo trovare leggermente accennata. I darter sono esche che svolgono la loro azione di nuoto nei primi strati della superficie e molto spesso sono adatti ad un recupero lento, molto lento, stop and go o leggermente jerkato. La piccola paletta di testa, o la paletta assente in tanti casi, permette un lancio molto agevole ad una buona distanza, e anche in presenza di vento contrario. I darter hanno una discreta tenuta della corrente e sono ideali per gli spot a bassa profondità, sulle piane sabbiose o in ambiente lagunare, dove possiamo insidiare predatori come la spigola. Solitamente i darter lavorano a stretto contatto sotto il pelo dell'acqua, sotto la superficie, o solitamente possono raggiungere massimo i 40-50 cm di profondità.
Facciamo adesso una piccola parentesi sugli ondulanti, una tipologia di esche che è una delle prime ideate per la pesca spinning in mare. Queste esche nel tempo hanno rappresentato un'importante parte nel panorama della pesca spinning in mare, ma ultimamente nella cassetta, se possiamo così definire, dell'angler moderno, del pescatore moderno, la troviamo sempre meno. Gli ondulanti, chiamati anche cucchiaini o spoon, sono di semplice impiego e godono di una buona efficacia, secondo me, soprattutto per la ricerca della spigola dalla spiaggia o in ambienti come la foce, per esempio. Spesso le vediamo associate a delle appendici siliconiche, dei trailer, che ne aumentano il potere catturante soprattutto a basse velocità o magari intrattenuta nella corrente, nella risacca o tra la corrente, ecco, del fiume che sfocia in mare e quella del mare. Secondo me gli ondulanti sono ideali per raggiungere delle buone distanze. Possono essere utilizzati anche con canne molto lunghe perché non necessitano di richiami, di gercate o altro, e sono esche ideali da sfruttare soprattutto nelle condizioni di mare molto mosso, quando, ecco, sono quasi insostituibili perché altri minnow, anche molto palettati, non riescono ad entrare perfettamente in pesca oppure non possono essere lanciati a causa del vento. Parliamo adesso di una tipologia di esche che da qualche anno a questa parte sta prendendo sempre più spazio nella cassettina dell'angler moderno. Parliamo delle esche siliconiche, le esche in gomma, e soprattutto sistemi pescanti comprensivi di testina piombata con corpo siliconico. Minnow in gomma, shad, worms e creature di vario genere sono solo alcune delle imitazioni soft, morbide, che possiamo utilizzare nelle nostre battute di pesca, soprattutto se il nostro obiettivo è la spigola. Testine piombate, sistemi di pesca tipo il Black Minnow, ad esempio, facilitano gli inneschi ai meno esperti e possono rappresentare un'ottima alternativa alle esche rigide, grazie alle diverse presentazioni che richiamano fedelmente il nuoto di un pescetto vero. Le esche siliconiche possono essere utilizzate in una molteplice combinazione di fattori meteomarini e di spot differenti, dalla spiaggia, dal porto, dalla scogliera. Praticamente non ci sono limiti e sono ampiamente utilizzate anche all'interno delle foci, dove risultano essere molto efficaci per insidiare la spigola. In questo caso però la corretta gestione delle fasi di recupero predilige l'utilizzo di canne dedicate, in modo da riuscire a personalizzare facilmente il nuoto e dar vita in maniera ottimale alla nostra imitazione siliconica. Parliamo anche di vibration bait. Queste esche si stanno ricavando un'ampia fetta di mercato fra i pescatori che tra le loro prede hanno tipicamente il barracuda o i tunnidi come le palamite. Queste esche, le vibration bait, sono tipicamente sinking, affondanti, e vengono utilizzate, oltre che per la distanza considerevole a cui possiamo lanciarle, anche perché ci permettono di entrare in pesca subito e sulla profondità desiderata, alla profondità desiderata. Sono esche che emettono tante vibrazioni e non necessitano di grandi doti di gestione tecnica delle esche. Spesso basta un recupero lineare o magari a dente di sega, intervallando recuperi a pause e gercate verso l'alto. Le vibration bait sono ideali per spot ad alte profondità e per andare ad insidiare pesci in spot ad alta pressione di pesca, che sono abituati alla presenza e alle caratteristiche delle altre esche artificiali consuete.
Ecco, con queste tipologie di artificiali, con i modelli che abbiamo elencato fino ad ora, abbiamo chiuso un po' quello che è il cerchio iniziale, ecco, per fare una sorta di cernita su larga scala di quelle che sono le tipologie di esche maggiormente utilizzate nello spinning in mare, ma ce ne sono tante altre che però, ecco, possiamo vedere in seguito insieme in qualche altro video dedicato, anche per esempio per quanto riguarda i colori, ci sarebbe da dire davvero tanto. Ma se l'argomento vi piace, vi interessa, scrivetelo nei commenti e nei prossimi video faremo, se vi farà piacere, ecco, qualche video dedicato a altre tipologie di esche che non abbiamo parlato in questo video e anche delle colorazioni o di altri argomenti che non abbiamo affrontato insieme in questo video. In conclusione, credo che la scelta dell'esca artificiale sia un po' la croce e la delizia di ogni pescatore di spinning. Capire quale modello di esca lanciare dipende anche da fattori che possono essere lo spot predatore, le condizioni meteomarine e soprattutto gusti personali. Alcuni di questi fattori li abbiamo già descritti negli altri capitoli dedicati alla pesca spinning in mare, negli altri video. Nella nostra lurchese, nella nostra cassettina, dovremmo avere una tipologia diversificata di modelli e solo in base alle varie prove e alle nostre esperienze riusciremo a capire quando e dove utilizzarle nel modo giusto. Diciamo che abbiamo racchiuso un po' tutto quello che erano gli argomenti dedicati agli artificiali. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, per noi è molto importante, e voi rimarrete aggiornati con i prossimi inserimenti, ricevendo, ecco, l'avviso per ogni video inserito. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e ringrazio a tutti per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo appuntamento qui su Planet Spin. Lascio un saluto a tutti gli amici. Ciao ragazzi!